L'ennesimo episodio di Cronaca Nera, questa volta Teatro dell'Abuso e Piccianello, quartiere popolare del centro di Matera. Una tragedia, come spesso succede, abbattutasi sulle fasce più deboli della comunità. Le vittime sono in effetti due donne, Cappuccetto Rosso, stuprata e seviziata dal lupo cattivo, e la nonna, sbranata nel tentativo di proteggere se stessa e la sua abitazione. Secondo la ricostruzione dei fatti, Cappuccetto Rosso sarebbe arrivata dalle campagne nel primo pomeriggio per portare alla nonna delle focaccine, ma in casa ad attenderla c'era il lupo cattivo, che l'aveva preceduta. Si possono vedere alle mie spalle le terribili immagini dei resti di vetro infranto che ci fanno capire come il lupo sia penetrato in casa. I segni dell'infrazione, come vedete, sono ben evidenti. Il lupo ha poi crudelmente sbranato la nonna e aspettato la nipote per poi violentarla. Piccianello adesso è sotto shock e, come vedete, i cittadini si stanno organizzando con qualsiasi mezzo per organizzare delle ronde per la loro sicurezza. Ma nonostante tutto c'è ancora chi difende la moralità del lupo. Comunque il lupo era una persona per bene, normale, per noi, per gli amici del bosco, per tutti quanti, era una persona normale. No, quello Cappuccetto Rosso era una che andava un po' così, che andava un po' con tutti, cioè era una. Cioè, posso dire parolacce? Le indagini si sono concluse rapidamente. Trattasi di omicidio colposo seguito da ripetute violenze carnali. Abbiamo accertato l'identità del colpevole, trattasi dal lupo cattivo. Abbiamo inoltre individuato le modalità di infiltrazione nell'appartamento, nonché le armi usate per i crimini. Il lupo cattivo ha rotto un vetro e si è inserito attraverso la finestra della cucina. Come corpo contundente, l'omicida ha utilizzato un ferro da stiro Tefal Superglitz 50 e poi ha fatto sparire il corpo della vittima, meglio conosciuta come nonna di Cappuccetto Rosso, mediante ingestione. Comandante, come ci comportiamo con l'oggetto in questione qua? Sta lupo. In gase. Ah, che cosa? In gase. Gase. Oh. Per lo stupro della summenzionata Cappuccetto Rosso è stata usata dell'attrezzatura consona a tale attività criminosa. Non entreremo nei dettagli per non traumatizzare gli animi più suscettibili. Siamo stati impossibilitati a procedere all'arresto del colpevole, dato il verificarsi dell'ormai consueto episodio di giustizia sommaria effettuato dal nostro cacciatore. Qui nel quartiere non ce la facciamo più. La situazione è diventata insopportabile. Questi lupi trovano le porte aperte e ci invadono il nostro territorio. Ci fregano le donne, ci fregano il lavoro, si mangiano le mie pecore. Allora noi che abbiamo fatto? Ci siamo organizzati, eh? Io ne ho incontrato uno, paf, gli ho sparato un colpo dritto in fronte. Bravo. Pensi che il cacciatura fa bene. Fate bene, perché qua, se non ci difendiamo noi qua, voglio tal, cioè, quella povera ragazzina nel bosco, da sola, così. Questi lupi, il signor Lupi, questi lupi, ha fatto bene, cioè, i lupi, di nuovo. Le immagini si sono concluse rapidamente. Le immagini si sono... Le indagini. Tragedia, come spesso succede, abbattutasi sulle fasce più deboli della comunità. Le vittime sono in effetti due donne. La dobbiamo rifare? Comanda, come mi comporto con l'oggetto in questione? Qua sta un gaso! Avanti! Doppia chiave! Grazie!